Sì, diciamo che è stato un impegno veramente importante riuscire ad ottenere questo risultato, per cui sottolineo il grande lavoro fatto dal sindaco di Cavriglia e dal comune di Cavriglia per portare a casa 5 milioni di euro in più su un'opera che è fondamentale per il Valdarno perché darà vivibilità a Porcellino, ma soprattutto porterà anche un elemento ulteriore di sviluppo a favore proprio anche delle imprese del territorio. Noi abbiamo scelto come comune di Figline Incisa di investire il milione di euro derivante dall'accordo con RFI tutto su Porcellino perché ci sembrava necessario finalmente dare su questa frazione fondamentale del nostro comune e condivisa con gli altri due comuni un segnale per finalmente dare diciamo, cambiamento della viabilità che è molto atteso su Porcellino e garantire anche tutti i percorsi di ciclopedonalità all'interno della frazione che permetteranno di mettere in sicurezza quel pezzo di territorio e garantire maggiore vivibilità ai nostri cittadini. Quindi un lavoro che concentrerà 1 milione di euro di risorse tutte su Porcellino e che vedrà ulteriori risorse stanziate direttamente dal comune di Figline Incisa per la frazione di Restone che era compresa negli interventi e che così potremo portare avanti entrambi con risorse aggiuntive. Quindi un lavoro di squadra che darà finalmente le tante attese opere a Porcellino e alle aree limitrofe grazie al lavoro e la collaborazione dei tre comuni.